erano oschi o erano osci? Erano osci o erano oschi? Erano oschi ma o erano osci? Oggi erano osci. Questo pensiero mi attanaglia. O erano oschi? Mi distrugge. Ma. Oggi questo pensiero mi attanaglia. Mi distrugge. Città San Felice, uno dei comuni del Carmasciano, e soprattutto nota per la mefite. Senti, ho da fare, ma l'appuntamento non c'è. C'è solo una donna da aspettare, come ogni notte in strada per lui. Cosa si complica di parecchio, perché per arrivare alla rocca devo necessariamente fare queste scale con la bici. Siamo in uno degli angoli più caratteristici dell'Irpinia, Rocca San Felice, un borgo piccolissimo con pochi abitanti. Il povero Cristo è sceso dalla croce, per prima cosa ha preso la condizione atroce, amar la vita e vivere ed essere felice, amar la vita. Questa associazione Libero Pensiero, e mi trovo qui con in questo laboratorio, chiamalo un museo naturalmente due passi da qua, però abbiamo allestito un po' di cose con Raffaele, lo Scorabel della situazione, visto e considerato che a pochi chilometri c'è la mefite, sì. Questo luogo alquanto conosciuto, e insieme a Raffaele abbiamo allestito questa piccola galleria d'arte. Voglio un primo nella loro lista. Mi puoi ripetere il nome? Alessandro Norelli. Grazie. Queste sono le sculture sue. Ah, quindi pure lui è un artista. Sì, anche io sono un artista. Faccio alcune opere nel portale, raffigurando alcuni personaggi. Questi sono, guardo sempre la mefite e la terra, la grande madre. Con dall'altra parte c'è con il respiro della terra queste strisce che vediamo qua, e sono fatte con i colori naturali della mefite, sabbie della mefite. Infatti si sente anche l'odore, anche il tipico della mefite. L'odore della mefite, ci sono alcuni oggetti, maschere, sempre con le sabbie della mefite, sculture su legni vecchi recuperati del terremoto dell'80, pietre sempre della mefite, che hanno il loro significato. Questa è l'opera che è l'uomo dell'universo, l'universo è rappresentato in questo modo qua. L'universo è l'uomo, l'universo è la terra, non pietre lavorate. Le maschere sono sempre con le sabbie della mefite, e sono 21 maschere con l'alfabeto osco di 3.000 anni fa, popoli che hanno vissuto nel territorio campano e anche irpino. Quali sono i caratteri dell'alfabeto osco? Dove questi, sono? Questi, ad esempio, la K, la E. Ah. Ogni maschera rappresenta. E alcune. Questo è sempre di Norelli. Sì, questo è il mio quadro. C'è la mia mefite che è al centro di questo territorio, ed è naturalmente l'emblema, colei che fuma. E questo è il culto, l'ho intitolato il culto delle mefite. Questo è uno strappo informale che è un'ipotesi, diciamo, di paesaggio attraverso la pittura informale materica. C'è il sacco e ci sono le sabbie praticamente che vengono dal sottosuolo.
Sei nata con il chiaro della luna d'agosto, dal grembo tondo in una notte d'estate. Una nuova luce nella mia costellazione di stelle. È il mio stesso sangue, è la mia stessa pelle. È il mio stesso sangue, è la mia stessa pelle. Incredibile, da qua si vede tutta l'Irpinia. Quello è Monte Fusco, Monte Miletto, Monte Marano. Siamo nel punto più panoramico di Rocca San Felice. Siamo praticamente alla rocca, al castello di origine longobarda. Quando i due feudatari dell'epoca, io non mi ricordo i nomi perché i longobardi avevano nomi strani, cominciarono a litigare. Uno era il feudatario di Benevento e l'altro era il feudatario di Salerno. A un certo punto cominciarono a guerreggiare, cominciarono a fare casini, fino a quando trovarono una soluzione e scissero i due territori. E da una parte fecero il feudo longobardo di Benevento e dall'altra parte, qui sulla mia destra, praticamente c'era il feudo longobardo di Salerno. E come decisero poi di regolare la contesa? Costruendo dei castelli. Questo era il castello che segnava il confine del feudo di Benevento e controllava appunto la vallata in direzione Salerno. E sulla collina di fronte, cioè a Torella dei Lombardi, c'è un altro castello che segnava il confine del feudo del ducato longobardo di Salerno e praticamente serviva a controllare il confine dall'altra parte e quindi si affacciava verso il lato beneventano. Ciao Michele, ci sentiamo domani. Ciao Michele, un bacio, ci sentiamo. Il signore dove è originario? Io sono originario di Paternopoli, però vivo a Benevento. Dove stai? A Benevento. Maleventum. Quello è sempre Maleventum. E questa è la rocca, segnava il confine qua del feudo beneventano, no? Esatto, è verissimo questo. Quindi... E anche Sant'Angelo in Pesco, fra il Ducato di Benevento e il Principato di Salerno. Ah, sì. Il famoso Piesco, Refrigento. Sì. Se ti fa indicare dov'è, è rimasto questo vecchio, diciamo, convento con le... su questa pietra enorme. E ci sono delle torri sempre di avvistamento? No, c'è solo sto convento che è rimasto, dove c'era la vecchia... Guarderemo pure quello allora. Beh, qua la storia è passata e ha dato un'impronta, soprattutto nella prima fase, quando Roma era Repubblica, non Impero. Queste zone erano... Quando c'era la via Appia Antica, sostanzialmente. Ci sono stati due tipi di via Appia, una che attraversa... Poi ce ne sono state più di una, in effetti, più percorsi, perché poi, come al solito, giustamente... creava un'accorciatoia, si spezzava. Ma qui c'era un signore da cui poi è venuto il termine Carmasius, Carmasius era il signore che teneva tutte queste terre, era un centurione romano che gli avevano dato tutto questo appezzamento. Tant'è vero che la sua immagine l'ha trovata davanti alla chiesa, in pane funebre praticamente. Altre immagini funebri di questa tomba sono state poi recuperate per fare l'abbazia del Goleto. Ah, un altro posto dove dovrò andare. Devi andare anche là. Cioè. Sì. L'Irpinia era la terra di mezzo. Tutto da visitare. Fra i tre mari, Ionio, Adriatico e Tirreno. Quando c'era la commissione Sanniti Greci, perché i Greci sono arrivati qui da Pestum, erano le loro... prima dei Romani, qui i Greci non scherzavano come avevano codito, tanto è vero che sono state trovate monete della madre patria di Corinto, quindi, e a Carife è stato trovato un complesso cimiteriale risalente al IV-V secolo a.C. greco. Quindi queste zone erano abitatissime. È una terra che dà sempre belle sensazioni, scoperte. C'erano solo boschi, particolare. La macchia. Boschi. Poi boschi. Dovevo venire tutto per cacciagione. Fare le coperture alle case. Una volta c'erano anche gli avvoltoi in queste zone. Stamattina ho visto però un falco. Qua falchi quando adesso ne vuoi. Falchi. Se il pellegrino, se quelli piccolini, quelli più grandi, reali, ce ne sono. Volpi quando ne vuoi. Lupi qualcuno. Ogni tanto. Qua intorno.
nel bosco c'è qua, nella zona dei Bagnoli, Montegna, tutta la parte praticamente dei Monti Vicentini. Sì. Pecore non ce ne sono più. Quei contadini hanno smesso tutto. E come lo fanno su Vermasciano? Ci sono 250 pecore, ci sono una risposta. Ci sono 200 pecore, ci sono. E ancora tempo. Tempo ancora. E ancora tempo, ma l'acqua è sola. E ancora tempo, tempo, fortunatamente. E ancora. Siamo giunti nel luogo della mefite. Ecco qua, la Valle Danzanto. Questa è la famosa mefite, la terra della dea mefite. Ma c'è una puzza insopportabile, è lontano, anche perché il cartello dice esalazioni pericolose. La puzza è tremenda. E qualcosa rimane fra le pagine chiare e le pagine scure. E cancello il tuo nome dalla mia facciata. E confondo i miei alibi e le tue ragioni. I miei alibi e le tue ragioni. Chi mi ha fatto le carte mi ha chiamato vincente, ma uno zingaro è un trucco. E un futuro invadente, fossi stato un po' più giovane, l'avrei distrutto con la fantasia. L'avrei stracciato con la fantasia. Le tue labbra puoi spedirle a un indirizzo nuovo e la mia faccia sovrapporla a quella di chissà chi altro. Ancora i tuoi quattro assi vada bene di un colore solo, li puoi nascondere o giocare come vuoi o farli rimanere buoni amici come noi.